Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti in un nuovo video. Oggi la domanda Diego che famo rispondiamo dicendo andiamo a clonare i nostri vestiti. Ebbene sì, oggi impareremo come è semplice creare dei cartamodelli partendo direttamente da quei capi di abbigliamento che ci stanno bene. In questo caso, nel video di oggi, impareremo a clonare una t-shirt. Questo è il metodo più semplice per creare un cartamodello. Con questa serie di video, chiamato Tutto sui cartamodelli, andremo a vedere i diversi metodi che ci sono per creare un cartamodello o utilizzare un cartamodello. In questo primo episodio ci concentreremo su clonare questa t-shirt. Nel video che uscirà venerdì alle 15 invece vi farò vedere due metodi per assemblare questa t-shirt. Uno che prevede l'uso esclusivo della macchina da cucire e uno che prevede l'uso della macchina taglia e cuci. Bando alle ciance, spostiamoci al tavolo da lavoro. Ci servirà la carta su cui creeremo il nostro cartamodello. Io sto utilizzando della carta regalo e per stenderla, quindi per togliere le piegature, ho utilizzato il ferro da stiro. Adesso iniziamo con la nostra t-shirt, la prendiamo e la pieghiamo a metà, facendo attenzione che sia tutto quanto perfettamente piegato. Ci aiutiamo anche con il ferro da stiro. Dopodiché prendiamo la nostra carta, tracciamoci a metà una linea dritta. Prendiamo la nostra t-shirt piegata e iniziamo a copiare la parte davanti. Potete utilizzare tranquillamente una matita ed andare a tracciare il contorno proprio a filo con la maglietta e poi aggiungere in un secondo momento il margine di cucitura. Ma io vi consiglio di prendere due matite identiche, mettere un pezzo di nastro carta sopra e sotto, così da avere una doppia matita che avrà lo spessore, cioè la distanza tra una e l'altra, di un centimetro, perfetto per il nostro margine di cucitura. In questo modo, con queste due matite messe insieme, possiamo tracciare delle lineette una distante dall'altra esattamente un centimetro, che sarà il nostro margine di cucitura. Manica. Posizioniamo un dito sulla cucitura e andiamo a fare dei trattini. Facciamo così su tutta quanta la curva del giro manica. Adesso vi voglio far vedere il secondo metodo per clonare i nostri capi d'abbigliamento. Andremo a utilizzare la carta copiativa burda e la rotella da tracciatura. Come faremo? La carta da copiativa ha questo lato giallo dove c'è in pratica una sorta di gesso che noi posizioneremo sulla carta. Quindi la parte gialla riporta verso la carta. Andandoci a passare la rotella da tracciatura, la rotella lascerà dei puntini gialli. In pratica trasferiremo il giallo direttamente sulla carta. Ora lo so, probabilmente non si vedrà molto, però ve lo faccio vedere. Quindi vado a passare la rotella sulla parte che devo copiare e come vedete c'è una linea. Io questa linea la vado a marcare maggiormente con le mie matite. Ovviamente adesso la marco così, dopodiché utilizzerò il sistema della doppia matita per andare a creare il margine di cucitura. Adesso passiamo a copiare la manica. Per farlo posiziono su un pezzo di carta la parte davanti della mia manica e la vado a tracciare. Precedentemente ho tracciato una linea dritta che mi servirà per posizionare da una parte il davanti della manica e dall'altra parte il dietro. Noterete che le curve sono leggermente diverse una dall'altra. Questo è normale perché nella parte davanti abbiamo spazio per muovere meglio il nostro braccio.
Dopo aver tracciato quindi tutto quanto, vado a rimarcare con una penna ed eventualmente aggiusto un po' con il curvatore. Dopo aver tracciato bene le nostre linee, possiamo finalmente andare a tagliare il nostro cartamodello. Come potete vedere, avendo sovrapposto la parte davanti e la parte dietro sullo stesso foglio, abbiamo questo cartamodello un po' particolare. Per usarlo, utilizziamo la linea che abbiamo tracciato e posizioniamo, in questo caso, la parte dietro sulla stoffa piegata a metà. Se ci sono degli eccessi del cartamodello della parte davanti, li ripieghiamo verso il dentro, posizioniamo dei pesi, in questo caso sto utilizzando delle guarnizioni, e andiamo a tagliare la stoffa. Faremo la stessa identica cosa con la parte davanti della nostra t-shirt. Quindi pieghiamo il cartamodello della metà dietro, posizioniamo i pesi e andiamo a tagliare. Faremo la stessa identica operazione anche con la manica, solamente che la taglieremo in doppio. Beh, che dire ragazzi, come avete potuto vedere, creare un cartamodello partendo da un capo d'abbigliamento che ci sta alla perfezione, quindi clonare il nostro capo d'abbigliamento, è molto semplice. Noi ci vediamo venerdì. Nel video di venerdì andremo a vedere insieme come cucire al meglio questa t-shirt. Lo vedremo utilizzando due metodi, uno che prevede l'uso esclusivo della macchina da cucire e il secondo quello che prevede l'uso anche della macchina taglia e cuci. Noi ci vediamo venerdì alle 15 con questo nuovo video. Ciao! Ehi, dico a te, come stai? Tutto quanto bene? Senti, se ancora non l'hai fatto, vai a vedere questi due video. Uno è il video precedente a questo e l'altro è raccomandato da YouTube. E se ancora non ti sei iscritto al canale, fallo subito. A presto, ciao!